sono nata qui. Dopo 2 giorni che mamma e papà sono arrivati in questa casa. Katia e le altre persone della casa sono per me una famiglia, perché da quando sono nata mi hanno aiutato e hanno aiutato anche i miei genitori. Il Seminario della Vita è una comunità che ospita, su invito, su richiesta meglio dire, dei servizi sociali, nuclei familiari in disagio di tipo sociale e abitativo e donne sole, separate, oppure donne con bambini. Questa casa era di proprietà del conte Soranzo, che nel 1919 ha donato questa casa a Don Orione perché accogliesse gli orfani della Grande Guerra. In realtà questa casa ha cambiato identità, se così vogliamo dire, per tanto tempo, più volte, per ben 65 anni. È stato seminario, abbiamo voluto creare un legame, ecco perché si chiama Seminario della Vita, con quello che questa casa era e quello che invece è chiamata ad essere, cioè una casa dove si vive la vita a 360 gradi. C'è una frase di Don Orione che a me sta molto a cuore, quando diceva: se qualcuno bussa alla tua porta, non chiedere chi è, ma di cosa ha bisogno. E credo che in questa casa questa cosa si respira, non si guarda da dove arrivano, in quanti sono, il colore della pelle, la fede, la nazionalità. Qui c'è un ecumenismo che si vive tutti i giorni. Desideriamo essere il volto di Don Orione. Don Orione era il santo dell'umanità abbandonata e sofferente. E noi vogliamo che questa umanità dolorante, sofferente, abbandonata trovi qui, per quanto possibile, per quanto c'è possibile, la loro dimora. Io sono arrivato qua 10 anni fa, dove aiutare gli aiutanti. John e Tessie hanno fatto un percorso con tante difficoltà, ma anche con tanta buona volontà in struttura per 4-5 anni e poi adesso sono finalmente diventati i nostri custodi. Abitano qui e aiutano, insomma, ci aiutano nella gestione quotidiana di questa casa e aiutano altre famiglie in difficoltà, come lo sono state loro, a rialzarsi. Noi aiutare loro, a dare loro coraggio. Adesso felici, c'è il lavoro, c'è bella famiglia, bella casa, e tutto è cambiato. E grazie a Dio, tutto è cambiato.